Siamo giunti così alla nostra ultima lettura della lettera ai Filippesi e della lettera ai Galati. Questa volta, infatti, dovremo inizialmente concludere il nostro percorso nell'interno della lettera ai Filippesi e poi far riapparire ancora per un momento la lettera ai Galati, per una specie di sintesi. Avevamo già percorso la prima parte, il primo movimento della lettera ai Filippesi, un movimento che aveva al centro, dal capitolo primo versetto 12 fino al capitolo secondo versetto 18, aveva al centro la figura del Cristo, soprattutto quell'inno, quel famoso inno che abbiamo esaminato versetto per versetto, parola per parola nell'interno dell'ultimo nostro incontro. Ora però abbiamo davanti a noi gli altri due movimenti, prima di dare questo sguardo d'insieme alla lettera. E gli altri due movimenti si aprono rispettivamente nel capitolo secondo, dal versetto 19 fino al capitolo quarto, versetto 1, e dal capitolo quarto, versetto 2, fino alla fine. Cominciamo perciò a dare uno sguardo a questo secondo movimento che comincia con la frase «Ho speranza nel Signore Gesù di potervi presto rivedere, di poter presto ristabilire ancora il contatto attraverso la presenza di Timoteo». Ecco, questa parte è una parte che è caratterizzata soprattutto da due dimensioni che ora cercheremo di illustrare. La prima dimensione è certamente ancora questo aspetto di amicizia intensa, di relazione spontanea, immediata, che viene fatta brillare attraverso questi intermediari, gli intermediari Timoteo e Epafrodito. Infatti c'è una descrizione di questi personaggi che avremo occasione anche di riprendere nell'interno della nostra lettura, perché essi sono in qualche modo quasi il segno del legame profondo che unisce Paolo alla comunità di Filippi. Mio compagno di lotta e liturgo nella necessità, dice liturgo, è l'espressione esatta, come vedremo, si dice nel capitolo secondo al versetto 25 di Epafrodito, il messo, l'inviato della comunità di Filippi, mentre Timoteo era l'inviato, il messo di Paolo. C'è un elemento, ho detto, di dolcezza, sempre di comunicazione spontanea ed immediata, come era avvenuto costantemente nell'interno delle relazioni tra Paolo e la comunità di Filippi, molto diversamente da quanto avverrà, per esempio, nei rapporti con la comunità di Corinto. Ma ecco che all'improvviso il discorso di Paolo, in questa prima considerazione che facciamo, sconfina e passa dalla dolcezza alla durezza. Infatti, nel capitolo terzo, al versetto secondo, quasi all'improvviso, tant'è vero che, come ricordano quelli che hanno seguito tutto questo percorso, alcuni studiosi immaginano di essere di fronte ad un'altra lettera di Paolo che è stata raccolta in una specie di antologia diversa, redazionale. Qui, all'improvviso, ecco che ci troviamo di fronte ad un monito durissimo. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno circoncidere. Ecco, qui abbiamo una rappresentazione subito di un rischio, di un pericolo che incombe sulla comunità, e questo rischio che incombe sulla comunità è rappresentato da Paolo con un'espressione che non è poi così tranquilla come sembrerebbe essere in questa traduzione che usa l'espressione circoncisione. Paolo è molto violento e vuole provocare, usando un vocabolo che è sicuramente un vocabolo di protesta, è un vocabolo di sconcerto, un vocabolo di scandalo per i suoi ascoltatori, soprattutto giudeo-cristiani. Lui non parla di circoncisione, la circoncisione è peritomè, cioè tagliare attorno, come evidentemente riferendosi all'operazione chirurgica che veniva fatta attorno sul prepuzio. Invece Paolo usa qui l'espressione catatome, che è offensiva, perché catatome vuol dire semplicemente un taglio, tagliare via.
riduce quel gesto a una mutilazione. E allora in questo caso il suo disprezzo, naturalmente motivato non tanto da disprezzo per la circoncisione in quanto tale, ma per la concezione della circoncisione così come veniva fatta da questi giudeo-cristiani, questo disprezzo diventa subito radice di un discorso, della ripresa del grande discorso paolino. Paolo, con tutto il calore della sua protesta, afferma che la circoncisione non è, se non ha nell'interno la grazia di Dio che agisce, non è nient'altro che una semplice mutilazione, non è che una semplice operazione chirurgica con finalità igieniche o di altro genere, che però non interessa la salvezza. E naturalmente in parallelo si potrebbe dire che Paolo è pronto, anche se fosse il caso, ad attaccare il battesimo come semplice lavanda, qualora non avesse in sé la fede, qualora non avesse quindi l'intreccio tra la grazia e la fede dell'uomo. Ecco, allora in questi versetti, nei versetti che seguiranno, noi ci accorgeremo che Paolo tenta ancora una volta di riproporre il suo Evangelo, perché anche a Filippi l'Evangelo correva il rischio, come era avvenuto in Galazia, di essere sottoposto ad un trattamento, ad una revisione, ad un accomodamento, ad un ammorbidimento pericolosissimo. La riduzione dell'Evangelo ad essere un impegno dell'uomo, la riduzione dell'esperienza di fede cristiana ad essere semplicemente una opera dell'uomo offerta a Dio perché ricambi questo merito con la salvezza. Paolo invece, come abbiamo più volte ripetuto, porta il suo accento completamente in alto, non in basso, non lo fa mai partire dall'uomo ma partire da Dio. E allora costoro sono dei cani, dice, usando l'espressione dell'impurità ebraica, una espressione molto vergognosa perché in Antico Testamento indicava gli esseri più impuri in assoluto, non solo i cani in quanto tale, ma anche i prostituti sacri, quelli che erano come i sacerdoti dei culti dell'idolatria cananea sessuale. Questi sono cattivi operai, malfattori perciò, questi che vi ripropongono ancora un'antica visione che è stata spazzata via dall'irruzione della grazia in Cristo. E Paolo in questo momento, allora, proprio per mostrare che non lo fa per acrimonia contro il mondo giudaico, che non lo fa perché egli è in qualche modo geloso, presenta, come aveva fatto anche qui qualcuno di voi lo ricorderà, nella seconda lettera ai Corinzi, presenta le sue credenziali di ebreo purissimo. E lo fa nel capitolo terzo, nei versetti 5-9, affermando che egli può confidare con orgoglio nel suo ebraismo, circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, però subito dopo aggiunge, quanto a zelo, persecutore della Chiesa. Non aveva anche nulla, quindi, in tono minore rispetto a costoro, a tutto il mondo giudaico che avversava l'apparire del cristianesimo. Irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Ma a questo punto per lui è avvenuta la svolta. Tutto è in quel ma del versetto 7, che segna ormai il suo nuovo orizzonte. E qui i vocaboli sono altrettanto forti e descrivono la vocazione di Paolo. Noi sappiamo che a più riprese Paolo nelle sue lettere descrive la sua vocazione con simboli diversi. Ecco, in questo caso i simboli sono significativi e duri anche. Quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose, l'orgoglio, la sua grande matrice ebraica, le sue opere, e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui. Non, attenzione a questo versetto perché è proprio la sintesi di tutto il messaggio paolino, il Vangelo paolino espresso con le sue parole, è il lessico paolino purissimo.
non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede. Notate anche la ripetizione per puntualizzare il suo Evangelo. Vorrei soltanto ricordarvi questo contrasto. Da un lato, tutto il guadagno, kerdos in greco, che io avevo, io lo considero zemia, lo considero perdita. Anzi, oltre, qualcosa di più, e il vocale qui si sente tutta la passionalità paolina, non solo zemia, perdita, per me è la gloria di una razza, la gloria delle proprie opere, e anche skubala, cioè spazzatura, rifiuto assoluto. E nell'interno di questo però subito egli fa vedere qual è la vera svolta, la vera trasformazione che è stata introdotta in lui. E io penso che l'elemento significativo non è solo nell'interno, la svolta nell'interno di quel ma che ho ricordato prima, io tutto ormai reputo, perché io reputo tutto così, skubala, zemia, perdita, quello che prima era guadagno, perché in greco abbiamo un passivo, eurethō, perché io sono stato trovato da lui. E questa è veramente il nucleo, la descrizione della via di Damasco con un verbo solo. Sono stato trovato. Non ho trovato io Dio. È Lui che ha trovato me. È Lui che ha cercato me. Io non lo cercavo, andavo anzi contro di Lui, al di là di Lui, lontano da Lui. E pensate come da questo piccolo verbo, da questo piccolo rivolo derivi poi il grande torrente, se volete, di tutta la linea teologica solenne, gloriosa, di Agostino. Le confessioni di Agostino sono in pratica lo sviluppo continuo di questo verbo, di questo essere stati trovati e non di aver trovato. Noi siamo stati catturati, e Paolo lo dirà con un'insistenza particolare nell'interno di tutti i suoi scritti, affermando sempre la giustizia che viene dalla fede, anzi la giustizia che deriva da Dio. Avete sentito tutti i vocaboli classici di Paolo, la dike di kaiosune, la giustificazione, la pistis, la fede, la legge, nomos, che è il contrasto, che è il contrario della fede. Fatta questa prima considerazione, la durezza di Paolo, che si espande nella denuncia precisa del rischio che sta correndo la comunità cristiana, tutte le volte, anche quella di Filippi, tutte le volte che appare all'orizzonte questa specie di visione centrata sull'uomo e non più centrata su Dio, questo elemento dà origine a Paolo ad una seconda dimensione nell'interno di questo secondo movimento, una seconda dimensione a grandissimo respiro, ed è la descrizione della vita cristiana, una descrizione che Paolo fa veramente in progressione. È tutta la vita fino al suo lungo, lontano, remoto, ma glorioso approdo. E Paolo lo fa con dei termini, con delle espressioni che ora noi dobbiamo cercare di notare, di sottolineare. Già nell'ultima nostra lettura vi dicevo che Paolo, avete sentito poco fa, c'era quell'io, descriveva la dolcezza dei rapporti suoi attraverso Timoteo ed Epafrodito con la comunità di Filippi, dall'io si era passati al voi, in mezzo a voi ci sono dei pericoli, dei rischi, io però, ed era ritornato sull'io suo, della sua conversione, della sua vocazione, a questo punto abbandona l'io e il voi, i due grandi pronomi, abbiamo visto, che reggono la lettera ai Filippesi, e introduce il noi, come ci accorgeremo tra poco. Per ora abbiamo ancora un io in apertura. Leggo nel capitolo terzo i versetti 12-14. È la descrizione della vita secondo un'immagine cara a Paolo. La vita come una corsa. Non però che io abbia già conquistato il premio, o sia ormai arrivato alla perfezione. Solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di essere giunto. Sentite tutti i verbi di movimento. Questo soltanto so. Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù
in Cristo Gesù. Simbolo della corsa, la vita come una corsa, anche nella lettera a Timoteo, nella seconda lettera a Timoteo riapparirà questa immagine della corsa come simbolo di un'esistenza del tutto tesa, protesa, come dice Paolo, ma qui ci sono degli elementi che sono secondo me da sottolineare in maniera particolare e forse l'elemento capitale non è neppure nell'interno di tutti questi verbi, i verbi della corsa, i verbi dell'essere protesi, del futuro, del non guardare al passato, del viaggio, insomma, della vita, ma è nell'interno di un verbo che qui è stato tradotto, secondo me, non in maniera molto felice dalla traduzione della CEI, quella che avete anche tra di voi, voi tra le mani, che io ho letto. Solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato. Ma se noi andiamo a vedere in greco, nel greco noi abbiamo il verbo catalambano. Il verbo catalambano in greco è qualcosa di più del conquistare, è l'afferrare, è il prendere dal basso verso l'alto. E questa espressione perciò sarebbe forse meglio renderla, come anche in altri casi in Paolo, renderla col verbo nostro impugnare. Egli è stato impugnato, afferrato, proprio impugnato come una spada dal Cristo. Ma vedete l'elemento caratteristico, il gioco? Io mi sforzo di poter afferrare Cristo, il premio, che è Cristo poi, perché prima sono stato afferrato da Lui. Altrimenti io correrei invano, non raggiungerei mai nulla, abbraccerei il vento, abbraccerei soltanto l'aria. Ma Paolo non si accontenta di questo io, che è la corsa però di tutti i cristiani, e fa balenare questa meta terminale per tutti, per i noi. E a questo punto abbiamo una bellissima pagina che voglio leggervi integralmente, quella che parte dal versetto 17 e arriva fino al capitolo 4, versetto 1, e questa pagina è la descrizione escatologica. È la descrizione della corsa della vita nel suo punto terminale, dicevo nel suo approdo. Un approdo che è fosco e luminoso al tempo stesso. Per alcuni è un approdo di perdizione, dice Paolo, per altri è di salvezza. Ma sentirete che ormai i pronomi ormai dal no, dall'io al voi passano al noi. E lo sentirete subito in un versetto, il 20, che è uno dei versetti celebri di Paolo. Ed è anche altamente poetico quasi, soprattutto è altamente teologico. Paolo comincia così: fatevi miei imitatori, ecco l'io che ancora appare, fratelli, però c'è il voi già in un intreccio, fatevi fratelli miei imitatori, e guardate a quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte, e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. E ancora per un istante ecco che l'orizzonte luminoso si fa fosco, si fa cupo attraverso l'evocazione di quella durezza che c'era prima, i cani, coloro che vogliono ancora riproporre un passato morto. La perdizione però sarà la loro fine. Perché essi che hanno come Dio il loro ventre si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra. E qui, come nella lettera ai Romani, c'è la rappresentazione probabilmente anche del mondo pagano, soprattutto del mondo pagano. Un'evocazione indiretta della perdizione che viene certamente attraverso le opere dell'uomo. E Paolo poi, descrivendo le opere dell'uomo, dice: sono opere che ti fanno vergognare. Altro che salvarti e sollevarti verso l'alto, ti fanno precipitare nella polvere. E queste immagini sono le immagini tipiche delle pennellate paoline. Il Dio è il ventre, opere di cui ci si vergogna, intenti alle cose della terra, protesi verso il basso, quasi in maniera animalesca. Ma la grande svolta, l'altro orizzonte luminoso, col noi. La nostra patria, invece, è nei cieli. Contrasto terra-cielo non è un contrasto di alienazione spaziale, è un contrasto simbolico, di scelta. La polvere, la terra, il ventre, e dall'altra parte invece la pienezza della vita con Dio. E di là,
aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore, così come avete imparato, o carissimi. E vedete che la finale ormai ritorna ancora a voi dopo essere stati tutti insieme coinvolti nell'interno della grande speranza di quel destino glorioso che tutti ci attende. Però vedete che Paolo, anche descrivendo quel destino glorioso come l'ha descritto in altre pagine, pensiamo alla stupenda affresco del capitolo 8 della lettera ai Romani, in questo caso però ancora ha sempre quella tonalità di delicatezza e di amore, perché di scena sono i Filippesi. Difatti la finale, come sentite, vuol quasi dire sarà molto bello allora, perché non solo avremo questo corpo trasfigurato, ma saremo ancora insieme. Anche voi ci sarete, mia gioia e mia corona. Ma soprattutto io vorrei sottolineare quell'elemento symmorphon con cui si descrive il nostro corpo. Noi avremo un corpo simile conformato, symmorphon, della stessa morfè, della stessa forma di quello del Cristo. E vedete che allora Paolo introduce non l'immortalità, il destino del cristiano non è l'immortalità, il destino del cristiano, il suo grande orizzonte, quello che egli attende è invece soprattutto la globale restituzione dell'essere, compreso il suo corpo, a immagine della Pasqua del Cristo. E allora potremmo dire che questo secondo movimento si chiude con la celebrazione pasquale, col canto, col resurrexit, con la speranza di questa ricreazione che Dio farà, per cui tutto l'essere, anche questo corpo, per cui il contrasto terra e cielo non è da intendere in quella maniera quasi negativa, spirito e da una parte e dall'altra parte la materia, tutto sarà coinvolto in una armonia nuova e suprema. E per dire, per usare le parole di un grande ammiratore, discepolo di Paolo ideale, Agostino, con le ultime celebri righe della città di Dio, là riposeremo e vedremo, vedremo e ameremo, ameremo e loderemo. E a questo punto giungiamo al terzo movimento. Il terzo movimento lo abbiamo nel capitolo 4, dal versetto 2 al 23, alla fine. Il terzo movimento possiamo dire che è quasi quotidiano. Paolo scrive delle notizie concrete e immediate. C'è l'io autobiografico che rientra in scena e c'è il voi esortativo che riappare. Vediamo subito l'elemento, questa specie di dialogo ancora che si stabilisce, perché ci sono degli elementi anche abbastanza curiosi pur sempre, che rappresentano pur sempre questo rapporto caloroso tra la comunità e Paolo. Soprattutto perché c'è un elemento che mi preme mettere in luce e che serve un po' a fare anche giustizia di Paolo, considerato da questo punto di vista, ma c'è anche un fondo di verità, considerato fieramente negativo al riguardo, cioè il rapporto con le donne. Infatti, se voi leggete capitolo 4, versetto 2, dice «Esorto, Evodia, ed esorto anche Sintiche ad andare d'accordo nel Signore». Certo, qui si potrebbe dire che ancora una volta c'è una punta di misoginia, perché Paolo raccomanda a queste due donne, che hanno due nomi così belli d'altra parte, Evodia in greco vuol dire bellissimo canto, bel canto, e Sintiche vuol dire con lo stesso destino, con la stessa fortuna, probabilmente dell'altra persona o della divinità. Ebbene, raccomanda a queste due donne di andare d'accordo nel Signore. Però si vede già, anche con ciò che segue, che le considera una parte rilevante nell'interno della comunità, come farà nella lettera ai Romani, nella finale, dove saluterà tutte queste donne di Roma, così importanti per la diffusione dell'Evangelo. Poi c'è un altro particolare nel versetto 3, e prego te pure, mio fedele collaboratore, di aiutarle. E qui la lode delle donne continua, poiché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con Clemente e con gli altri miei collaboratori, cui nomi sono nel libro della vita.
Vedete che queste donne hanno avuto la fortuna di ricevere una specie di canonizzazione, quasi di lode, di epigrafe solenne da parte dell'Apostolo. Hanno combattuto per il Vangelo insieme con me. Se andiamo a vedere il greco abbiamo qualcosa un po' di diverso, come sempre è necessario vedere l'originale per sentire di più lo spirito dell'autore. Io forse non avrei tradotto del tutto combattere, perché Paolo usa un altro termine quando usa questa espressione della lotta insieme. Perché in greco abbiamo synephresan, cioè la radice è la stessa dell'atleta. È una lotta quindi diversa però, è una lotta anche, diremmo, gioiosa, per riuscire a raggiungere un risultato splendido e non soltanto nella tensione di una battaglia. Ecco, ma c'è un elemento che credo, se non foste abituati a sentire il testo così scivolare via, che vi crea difficoltà, e io ritengo che non sia molto felice la traduzione anche in questo punto della CEI. E prego te pure, mio fedele collaboratore. Chi è mai questo fedele collaboratore di cui non si parla? Perché la lettera è indirizzata ai filippesi. Probabilmente io penso che il termine usato, come fanno altre traduzioni, il termine usato in greco non sia un termine generico, ma sia un nome proprio di persona, a cui, sul quale Paolo fa un gioco di parole. In greco, infatti, abbiamo un vocativo con la parola, in greco è syzyge, syzyge. Potremmo dire in italiano sizzigo. Come Evodia, Sintiche, Sizzico. Il termine, d'altra parte, è suggestivo, perché vuol dire stare sotto lo stesso giogo in greco, portare lo stesso giogo. E allora avremmo, qui per questo permette il gioco di parole col collaboratore, siamo stati insieme sotto il peso del nostro impegno missionario, e gioca con la parola, però noi dovremmo mettere il nome proprio di questo discepolo di Paolo, questo discepolo di cui non si sa nulla altrove. Sizzigo, insieme a Evodia e Sintiche, tutti insieme, che fanno questa specie di corsa ancora atletica per l'Evangelo. E poi c'è alla fine la conclusione, quella del capitolo quarto, sempre i versetti 4-9, ed è una conclusione, direi, che non è una fuga verticale verso l'alto, è proprio la conclusione della speranza cristiana, del respiro di gioia che Paolo ha. Pensate che Paolo è prigioniero, avete sentito, sta per rischiare la vita. Ricordiamo quelle battute disperse qua e là col terrore che ha, che ormai sia finita. Eppure continuamente Paolo dice, rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla. Ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Chi mai ha detto che Paolo è freddo, è indifferente, non sente i sentimenti, come in questo caso noi abbiamo proprio la rappresentazione di un uomo che invece è sentimentale, lo è non soltanto con i sentimenti forti, ma anche con i sentimenti dolci. Vedete, la speranza cristiana, sostegno per l'esistenza, sorgente di gioia. Potremmo quasi idealmente commentare, perché proprio nell'interno di questa di quest'opera c'è un riferimento proprio a questo passo di Paolo, non nel punto che vi leggo ora, ma nei versi precedenti, potremmo leggere quasi a commento e a sigillo di questa lettera, che ora si conclude con questa dichiarazione finale alla speranza, alla gioia, a queste donne, a questo collaboratore, a tutti i carissimi, gli amatissimi fratelli di Filippi. Ebbene, potremmo proprio ricorrere a un testo che di un autore francese, di un poeta francese, Charles Péguy, il quale nella sua opera Il portico del mistero della seconda virtù, e la seconda virtù messa insieme alla fede, all'amore e alla speranza, ha evocato questo passo paolino e poi è andato avanti scrivendo così, che la speranza vede quello che non è ancora e che sarà, citando in questo caso la lettera agli ebrei, ama quello che non è ancora e che sarà, nel futuro del tempo e nell'eternità. Sulla via ripida, sabbiosa, malagevole della vita, tirata, appesa alle braccia delle sue due sorelle grandi,
La fede e la speranza, che la e l'amore, che la tengono per mano. La piccola speranza avanza. E in mezzo, tra le sue due sorelle grandi, ha l'aria di lasciarsi tirare, come una bimba che non avesse la forza di camminare, mentre in realtà è lei che fa camminare le altre due. Ecco, questa speranza sarà uno dei grandi temi che percorre la lettera, che percorreranno le lettere di Paolo, soprattutto le grandi lettere. E anche la speranza apparirà in quelle che sono considerate un po' le lettere, forse non di Paolo, le cosiddette lettere pastorali, che però riflettono in certo qual modo il suo testamento ultimo. E a questo punto cerchiamo di fare un bilancio della nostra lettura, soprattutto, come era stato annunciato dal titolo di questa conferenza, un bilancio sulla dimensione morale dell'impegno che Paolo propone ai cristiani. Certo, l'impegno primario di Paolo, l'abbiamo visto, è l'impegno della fede. È un impegno cristologico, prima di tutto. Pensiamo a quell'inno che abbiamo letto nella scorsa lettura, nella scorsa analisi. Il Cristo glorioso è il principio, la sorgente di tutta l'esperienza cristiana. La giustificazione e la fede sono intrecciati tra di loro, la grazia è assolutamente la prima parola che risuona nell'interno della tenebra e nell'interno del silenzio. Però Paolo non esclude anche l'impegno dell'uomo. Ma come abbiamo già avuto occasione di dire più volte, la vita morale sboccia da un seme che è stato deposto e non il contrario. La morale non è un seme tuo che fa sbocciare l'albero della salvezza, è il contrario. È il seme della salvezza che ti fa compiere opere buone. Per cui vedete che Paolo ha veramente ribaltato il concetto di merito. E io vorrei allora adesso fare qualche considerazione al riguardo, partendo da una prima considerazione che d'altra parte raccoglie un filo antichissimo, il filo teologico dei profeti. Parlarvi della liturgia della vita. Purtroppo io qui dovrò ancora continuamente ritornare all'originale greco, perché la traduzione è, a mio avviso, è sempre insufficiente, soprattutto quando ci sono i punti nodali, non è una traduzione sempre felice, da che potete capire come già sia necessario persino fare una buona traduzione nuova per riuscire a capire bene il messaggio di Paolo, prima ancora di cominciare a fare un'esegesi accurata. Perché vi dico questo? Perché è importante riuscire adesso a ricordare questa parola, liturgia, leiturgia. È una parola che noi sappiamo di origine greca e indicava un'opera pubblica, un impegno pubblico. Noi sappiamo però che si era colorato poi di un significato cultico. Anche noi adesso chiamiamo la liturgia la grande opera della Chiesa, l'opera suprema della Chiesa è la preghiera. Ebbene, Paolo usa spesso terminologia liturgica, non solo liturgia, ma anche altri termini, tipo liturgico, chiaramente liturgici, ma per indicare l'opera che l'uomo fa. Per cui vedete, il nostro impegno morale, la nostra opera di carità, la nostra dedizione ai fratelli, l'annuncio dell'Evangelo e così via, sono il vero sacrificio. Ricordate la lettera ai Romani, capitolo 12, 1, 2, offrite i vostri corpi come sacrificio gradito a Dio. Il servizio dell'amore è il vero servizio liturgico. 2,17, anche se il mio sangue deve essere versato in libagione per il sacrificio, in greco thusia, e per l'offerta della vostra fede, si traduce qui, ma in ebraico e in greco abbiamo leiturgia, la liturgia della vostra fede. Io sono contento. Ecco, anche se il mio sangue deve essere versato in libagione per il sacrificio, la mia vita è un sacrificio e la vostra fede è una liturgia. Ancora in 2,25, Epafrodito, questo nostro fratello, eccetera, e dice compagno di lavoro e di lotta. Abbiamo compagno di lavoro, prima definizione, molto bella questa, synergon in greco, e di lotta, systratiotes, è proprio l'idea del commilitone, compagno di reggimento.
Sistratiotes. Poi ancora dice vostro inviato. È stato inviato da voi a me, apostolos in greco, inviato. E qui c'è l'elemento, qui, vostro inviato per sovvenire le mie necessità. E qui si perde un elemento invece curioso, interessante. In greco c'è, sono tutte definizioni solenni. Anche Epafrodito ha la fortuna di avere un'epigrafe simile fatta da Paolo. In greco abbiamo leiturgos della mia necessità. Lui è il liturgo del mio bisogno, della mia necessità. Per cui tutto quello che fa per sostenermi è un atto di culto, è come celebrare una liturgia. Ancora, in 2.30, Paolo confessa e dice, ha rasentato la morte per causa di Cristo, parlando sempre di Epafrodito, ha rasentato la morte per causa di Cristo, rischiando la vita per compensare la vostra assenza, letteralmente, nella liturgia nei miei confronti. Vi leggo prima la traduzione della CEI, rischiando la vita per sostituirvi nel servizio presso di me. Per compensare, dice il testo originale, la vostra assenza nella liturgia nei miei confronti. Vedete, Paolo dice, Epafrodito è stato mio liturgo. Ma mentre lui faceva questo gesto, erano le vostre mani che mi aiutavano, era la vostra stessa liturgia, perché voi eravate assenti, non potevate essere qui. Ed erano le vostre mani che agivano attraverso le mani di Epafrodito, ma ancora una volta la parola liturgia, applicata ora a tutti i cristiani di Filippi. E da ultimo in 4.18, nell'interno della parte terminale della lettera, leggiamo adesso, ho il necessario e anche il superfluo, sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito, che sono un profumo di soave odore, un sacrificio accetto e gradito a Dio. E qui sentite, non c'è bisogno qui di andare a vedere il greco, abbiamo ancora il termine thusia, sacrificio, però l'elemento, tutto il vocabolario, è il vocabolario di un atto di culto. Siamo all'interno di una chiesa, di un tempio, c'è il profumo dell'incenso di soave odore e c'è l'offerta sacrificale gradita a Dio. Che cosa questo? Tutto quello che voi avete dato, tutto quello che avete dato a me, anzi voi siete stati così generosi da non darmi solo il necessario, anche il superfluo, e voi sapete quanto era l'amore di Filippi per Paolo, e come Paolo dice, io so che voi avete un conto di dare e di avere con me, io posso fare quello che voglio con voi, mentre le altre comunità non chiedo nulla. Ecco, abbiamo perciò un elemento fondamentale, le opere dell'uomo sono un atto di culto, e vedete, sono quindi perciò fondamentalmente un atto di lode, non un obbligo, non una legge, non un impegno, deve essere un servizio gioioso, e questo servizio gioioso, Paolo dice, sfocia ormai nella celebrazione della liturgia perfetta del cielo. Infatti, sempre la lettera ha, come abbiamo visto, questo punto terminale per cui tutta l'esistenza cristiana, con questo atto di culto, è destinata a sfociare, a sbocciare nell'interno della gloria perenne. A questo punto vorrei ancora aggiungere una seconda considerazione conclusiva. Questa seconda considerazione conclusiva la riserviamo invece alla lettera ai Galati che avevamo letto prima. Sempre sullo stesso tema, la morale. Abbiamo visto nella lettera ai Filippesi la morale, l'impegno etico quotidiano come atto di culto. E adesso vorrei presentarvi l'impegno etico invece secondo la lettera ai Galati, lo troviamo nell'interno di un paragrafo, quello del capitolo quinto, nei versetti 13-23. Ed è una pagina a cui avevamo accennato nella nostra introduzione generale, è la sezione ormai etica, morale, parenetica, esortatoria della lettera. Ricordate sempre che le lettere di Paolo
sono sempre lettere pastorali, non sono lettere da manuale teologico, per cui alla fine finiscono sempre le lettere paoline con un appello concreto, con dei problemi concreti della comunità. Ebbene, Paolo sta avviandosi alla conclusione ed evoca i grandi temi che avevano percorso il suo ragionamento, il suo pensiero, ma ora li sta trasformando in impegno quotidiano, morale. Ricorda il tema della libertà dei figli, e l'avete in mente, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, cominciava così il capitolo quinto. Se noi leggiamo ora la parte, questo paragrafo, nei versetti 13-23, vediamo subito che comincia ancora così: voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. E questa libertà, dice Paolo, che come sapete non è la semplice libertà del cittadino greco-romano, il diritto sulla quale libertà pure Paolo interviene, la parresia si chiamava. Il diritto di poter parlare in pubblico liberamente, Paolo dice, dobbiamo averlo anche noi cristiani per annunciare l'Evangelo. Ma qui è un'altra libertà, è la libertà dal peccato, dal male, è la piena, profonda, radicale liberazione dalle oscurità dell'uomo. Ebbene, questa libertà genera l'amore. E Paolo introduce una riflessione che si regge su due considerazioni. La prima è la contrapposizione tra carne e spirito. La carne ha delle, attenzione al lessico paolino, ha delle opere. Lo spirito ha dei frutti. Il linguaggio, vedremo tra poco, è significativo. Prima di tutto la contrapposizione carne e spirito. È una contrapposizione evidentemente non antropologica, ma teologica. Non è la contrapposizione tra l'anima e il corpo, visione chiaramente greca, è la contrapposizione secondo il lessico di Paolo. Spirito è lo Spirito Santo, potremmo dire quasi, è lo Spirito Divino, è il respiro che Dio ha messo nell'interno di noi, per cui possiamo dire Abba, Padre, siamo figli, come il genitore ci ha dato il respiro della nostra esistenza fisica. Dall'altra parte la carne per Paolo non è la caducità mortale. Tant'è vero che Paolo arriva al punto di dire che Cristo è venuto a noi in una similitudine omoioma di carne. Allora Cristo non è stato vero uomo. No, perché Paolo non intendeva questa fragilità, la fragilità della creatura umana, della realtà umana. Paolo con la carne intende il principio agente del male, il principio del peccato. Allora è chiaro che carne e spirito, il divino e il satanico, che duellano nell'interno dell'uomo, come si dice in quella stupenda pagina del capitolo 7 della lettera ai Romani. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Perché da una parte c'è in me la forza agente della carne, dall'altra c'è lo splendore dello spirito. Ebbene, Paolo descrive il cammino della vita come questa tensione, ma sentiamo il primo elemento che volevo farvi notare nei versetti 13-18. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, ecco la libertà che genera l'amore. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Sentite la differenza radicale di stile rispetto ai filippesi. Non avrebbe mai scritto una cosa del genere ai filippesi, perché quando li accusa, accusa i cani, sono solo quelli che accusa, qui accusa tutti i Galati. E c'è non soltanto l'accusa, ma l'ironia, anzi di più dell'ironia, il sarcasmo. Siete talmente divisi tra di voi che siete pronti a sbranarvi gli uni gli altri. State attenti almeno che ne resti qualcheduno, dice Paolo. Vi dico dunque, camminate, ecco l'immagine della via, e ora è lo spirito che entra in scena. Camminate secondo lo spirito.
e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ecco la sintesi del capitolo settimo dei Romani. Voi siete divisi, ma se vi lasciate guidare dallo spirito non siete più sotto la legge. Il contrasto è chiarissimo. Carne e spirito. E giustamente qui in questo caso la traduzione della Sea ha messo spirito con la maiuscola. È lo spirito di Dio che è in noi. Paolo allora a questo punto, secondo elemento di questa pagina etica, descrive la contrapposizione ma messa in maniera etica, morale. Dove noi vediamo la carne? Dove la scopriamo? Dove scopriamo lo spirito in noi? E qui c'è, leggeremo ora, nei versetti 19-23, un esempio di quei molti esempi offerti da Paolo, almeno un settenario di esempi, ci sono poi altri minori, di quel genere letterario che era noto anche alla filosofia stoica, alla filosofia del tempo, e che Paolo riprende, cioè i cataloghi dei vizi e delle virtù. Solo che, vedete, Paolo li vuole riportare a una radice ben precisa, la carne, questo principio negativo che è in noi, che da soli la legge non riesce, la legge ti impone di vincerlo e tu continui a lottare, non ce la fai, allora ti scoraggi. Mentre le opere della carne possono essere vinte se c'è lo spirito che combatte con te, se tu lasci l'azione dello spirito e attraverso la fede ti abbandoni e collabori all'azione dello spirito. Ed ecco che allora Paolo descrive questi due segnali, attraverso i cataloghi, i segnali delle due grandi realtà. Primo segnale, le opere della carne. Del resto le opere della carne sono ben note. Notate, opere perché nascono dalle mani dell'uomo. E notate il plurale, sono tante opere. E Paolo qui fa una lista, anche dopo farà una lista di virtù, ma userà il singolare. Perché? Perché là l'immagine sarà quella vegetale, dello sbocciare, il frutto. Qui invece sono le opere dell'uomo. E Paolo qui fa una lista abbastanza classica, potremmo dire, che non ha bisogno di commento. Certo, si potrebbe stare a discutere sul vero significato di ogni vocabolo greco, se allude al mondo ebraico, se allude al mondo greco soltanto. 14 opere della carne, 14 opere del peccato, la pienezza del male, una specie di gorgo che ti sommerge e ti fa affogare. Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Circa queste cose vi preavviso, come già vi ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. Accantonato questo cupo mondo, il mondo dei bassi fondi dell'uomo, ecco l'area luminosa, il frutto carpos, il frutto dello spirito, singolare, frutto, dono. E qui Paolo organizza i doni dello spirito in tre triadi, che anche qui io vorrei invece in questo caso spiegarvi sia pure brevemente, perché come sempre la traduzione non è del tutto felice. Prima triade, sareste capaci anche probabilmente quasi di identificare, anche quelli che non sanno il greco, di identificarlo, perché sono dei termini entrati in alcuni casi persino nel linguaggio comune o perlomeno nel linguaggio ecclesiastico. La prima triade si traduce qui, la traduzione è amore, gioia e pace. Qui la traduzione è corretta, ma in greco c'è qualcosa che ricorda, pensate, amore come sarà, e lo sanno tutti qui credo, agape. Pensate, prima Corinzi capitolo 13, il canto dell'agape, un concetto che non è del mondo greco questo. L'amore di donazione assoluta, diverso dall'eros, che è pur sempre dominio, che è pur sempre conquista, anche se con fascino. E poi c'è subito dopo la cara, è per eccellenza la gioia messianica,
e in particolare la pace, è Irene. La pace però non è la semplice pace greca, è la pace messianica, il shalom. In Efesini 2,14 dirà: Cristo è la nostra pace, la definizione del Cristo. Seconda triade. Qui nella traduzione abbiamo pazienza, benevolenza, bontà. La pazienza nel greco è invece tradotta letteralmente, significa la longanimità, cioè la magnanimità. È questo respiro, questo avere non la grettezza dell'uomo chiuso in sé. Per cui capite che è molto di più della pazienza, la longanimità, la magnanimità. Poi si aggiunge subito dopo la benevolenza, anche qui in greco è interessante, è molto più concreto. La radice usata in greco è, indica l'utilità, essere utili per il fratello. E terzo, la bontà. La bontà, e qui la traduzione è esatta, in Efesini, nel capitolo 5 della lettera di Efesini, si diceva che la bontà è frutto della luce. Terza triade. La fedeltà, mitezza e dominio di sé. In greco abbiamo pistis, che è la fede, ma qui ha il senso anche di fedeltà, di fiducia. Secondo, la mitezza. E la mitezza noi sappiamo che era l'oggetto della terza beatitudine, la beatitudine dei beati miti perché erediteranno la terra, ed era uno dei tratti rappresentativi del volto dell'autobiografia o dell'autodefinizione che Gesù con un solo tratto aveva dato di se stesso. Vi ricordate? Mite e umile di cuore. E da ultimo il dominio di sé, che nel linguaggio greco ormai rappresenta la pienezza dell'uomo maturo, dell'uomo perfetto. Ecco, e a questo punto possiamo concludere la nostra lettura. E la concludiamo con due considerazioni di ordine generale. Come vedete abbiamo percorso due lettere impegnative. Io ho visto, ho immaginato anche la fatica di questa lettura. Paolo, pur non essendo un arido compilatore di testi teologici, è pur sempre però uno scrittore rigoroso. È uno scrittore, vedete un po' la fatica anche che si è dovuta fare nel continuare a ritornare, a risalire alle parole greche. C'è l'originale, e l'ideale è proprio quello del fare l'esegesi del testo nel suo tenore originale, per scovarne anche un po' tutte le iridescenze, per mostrarne un po' tutte le sfumature. Paolo comunque ci presenta due cristianità, e questa è la nostra prima conclusione, due cristianità profondamente diverse tra di loro. Ci presenta un rapporto teologico con queste cristianità che ha un asse costante, vedete la cristologia, la teologia di Paolo è sempre quella, però al tempo stesso anche con nuance, con sfumature, con variazioni considerevoli. Paolo usa registri diversi secondo la diversità delle comunità a cui si rivolge, ma in tutto ci accorgiamo, sentiamo che queste comunità hanno, sia pure grondanti anche di miserie, hanno però una carica altissima. Sono delle comunità, per esempio, che sono capaci di ricevere un insegnamento così sostanzioso come quello di Paolo. Sono delle comunità che hanno anche degli atti di eroismo. E Paolo a dei Filippesi dice che siete ormai anche voi pronti a patire quasi con me, ad affrontare la morte. Egli sa che sono cristiani che rischiano, e anche quelli della Galazia purtroppo sbagliano nell'interno del loro itinerario di fede, però il desiderio della fede c'è, della fede autentica c'è, tant'è vero che Paolo insiste per riportarli ancora allo splendore di quella fede che essi stolti, come dice lui, hanno abbandonato, hanno in qualche modo inquinato. E qui proprio dobbiamo dire che la cristianità ci si presenta veramente anche vicina alle difficoltà dei nostri tempi, mutevole con le sue debolezze, però ci si presenta con una carica maggiore. Non per nulla non dobbiamo mai dimenticare che uno dei discepoli di uno dei più grandi filosofi di quell'epoca, il neoplatonico Plotino, il discepolo Porfirio, che polemizzò lungamente coi cristiani,
e polemizzava con gli intellettuali anche cristiani, perché non bisogna immaginare, anche qui soprattutto la cristianità di Paolo, che sia fatta soltanto, anche se era una gloria questa, avere anche gli schiavi, ricordate ai Corinzi. Non c'è bisogno di altro, non devono avere altra dignità, anche come schiavi hanno la stessa dignità degli altri e devono essere allo stesso banchetto dell'Eucaristia. La diversità di queste comunità comprendeva anche la presenza dell'intellettuale, perché lo si vede anche nell'interno del dialogo che Paolo stabilisce con loro e anche a Corinto, per esempio, la conversione di un personaggio altissimo della municipalità di Corinto. Ebbene, Porfirio, il discepolo di Plotino, tenta di convincere questi cristiani a ritornare, gli intellettuali, soprattutto i suoi colleghi, a ritornare ancora allo splendore del mondo greco pagano, infinitamente superiore a questa religione barbara che veniva da una remota regione dell'impero, che poteva essere un gusto un po' esotico per un momento. E alla fine egli deve concludere scoraggiato che riconvertire un cristiano al paganesimo, scrive lui, è come scrivere lettere sull'acqua, tanto essi erano solidamente convinti della scelta che avevano fatto. E la seconda considerazione, ormai giunti al termine, è un saluto naturalmente che ci facciamo in attesa di poterci ritrovare. E come sempre io annuncio ciò che faremo, anche se in realtà io non lo dovrei dire, perché ci sono quelli che poi ascolteranno queste lezioni in contesti diversissimi rispetto a quello che noi abbiamo questa sera, nell'ordine più diverso. Tra l'altro noi sappiamo, io devo dire, che questi nostri incontri, voi lo sapete già, hanno comunque quest'eco così che dura ancora nel tempo, e devo dire anche con sorpresa, anche con delle svolte veramente strane. Io ho appena ricevuto, per esempio, la traduzione in tedesco del primo volume delle dispense, poi sono delle dispense, del Vangelo di Matteo. Un'editrice tedesca tradurrà tutta la serie delle lezioni che abbiamo tenuto qui a San Fedele, una traduzione tra l'altro ben fatta, accuratamente fatta, e che denota quindi come stiamo sempre di più, non soltanto nel mondo dei missionari, come ho spesso ripetuto, cioè nel mondo, stiamo sempre di più restando in sintonia con le chiese diverse, con tante chiese diverse, con esperienze diverse. E a questo punto allora dico, nonostante la diversità del prosieguo del nostro corso, annuncio già ciò che faremo fra qualche mese, quando riprenderemo le nostre letture bibliche. Dopo questa fatica che avete seguito con grande impegno, anche con sprezzo del pericolo, in questo vi devo sicuramente lodare, come dice Paolo, dei cristiani più di una volta, lui lo ripete, in questo io vi lodo o non vi lodo. Ebbene, entreremo invece in un testo molto più a respiro, se volete, molto più semplice per certi aspetti, almeno da proporre, anche se i problemi esegeti sono sempre tanti. Cioè leggeremo due libri biblici che sono veramente costruiti quasi già con una scenografia, tant'è vero che si sono fatte così tante riprese artistiche, iconografiche e anche persino filmiche. Intendo riferirmi a due libri dell'Antico Testamento proprio smaltati di colore, i due libri di Samuele, che hanno questi tre protagonisti in scena con le loro vicende gloriose e miserabili, cioè la figura di Samuele, di Saul, e di Saul e di Davide. Ecco, a questi personaggi dedicheremo il nostro impegno, e a tutti voi voglio riservare un augurio e un impegno. Ritornate a leggere Paolo, queste due lettere, con pazienza, sapendo anche che le parole che vi ho detto io sono tutto sommato marginali, purché resti il pensiero ultimo di Paolo, perché quello non è solo un pensiero, e anche la radice della nostra fede. E lo dico con le parole di un racconto, brevissimo racconto del mondo d'Oriente. Un viaggiatore disse a uno dei discepoli del grande maestro: sono venuto da molto lontano per ascoltare il maestro, ma non trovo niente di straordinario nelle sue parole.
E il discepolo rispose, e questa è una lezione per sempre, da ricordare per sempre, in tutte le letture della Bibbia, in tutte le conferenze che ascolterete con altre persone, che parleranno meglio di me o meno bene di me.